Signori, ci siamo, bentornati su MotoGP 23, direzione Austin, terza prova del mondiale. Vediamo quello che succede, anche perché quest'anno è una specie di tragedia, nel senso che siamo in un team ufficiale, team che può competere per posizioni alte della classifica, ma tutti i top rider sono un pochino in difficoltà e continua il momento no di Bagnaia, che anche lui partirà dalla Q1. Allora, l'anno scorso non facemmo nemmeno male, cioè l'anno scorso nella prima stagione non facemmo nemmeno male a Austin. Vediamo se quest'anno si riesce a fare qualcosa di più. Piano qua, che il warning è dietro l'angolo, cioè il warning, l'annullamento del giro. Piccola scodatina di routine. Guido, che staccata con la moto che si muoveva tutta. Ma Guido la tiene. È sufficiente momentaneamente, e speriamo anche dopo, chissà. Signori, siamo in Q2, clamoroso, insieme a Marini, quindi lasciamo sia Vignales che Bagnaia in dietro al non passaggio della Q1, ma noi siamo in Q2. Clamoroso ma vero. E allora, poi il bello è che non mi ricordo manco, cioè ora non mi ricordo nemmeno quanto e come avevamo girato. Vabbè, dobbiamo fa un tempo, poi se quel tempo sarà buono o meno lo scopriremo poi. Allora ci riproviamo, secondo tentativo, 2.04.4. E chiudi da sta cazzarola di curva. Allora, abbiamo fatto qualche errorino che ci sta. Adesso vediamo se riusciamo a fare qualcosina meglio. Qua già stiamo in vantaggio. Serpentone prima praticamente cannato e Guido, ce la famo qua in fondo a fare una staccata bene o male pulita? Sì, ce l'abbiamo fatta. Incredibile.
abbiamo già le gomme che chiedono praticamente pietà. Secondo non ce l'abbiamo, e allora penso che più di quello spostiamoci all'ingresso dei box. Bastianini chiude le qualifiche in testa e scatterà. Allora, pole position di Enea davanti a Marquez, Martin, Zarco, Miller, cioè Mir, Miller, Guido Settimo, Marini, Rins, Fernandez, Spargarò e Marco Bezzecchi. Allora, io devo ancora capire cosa è successo in questa stagione, che praticamente vanno tutti una merda. È sufficiente una gomma media al posteriore per arrivare a fine gara, mentre per l'anteriore necessita una gomma più dura. Dici davvero, Guido? Noi proviamo media o dura? Mescola dura consigliato. Andiamo di dura. Seguiamo le indicazioni. Seguiamo le indicazioni del coso. Bene. Allora, vabbè, la griglia praticamente l'abbiamo vista. E pronti, via, partiti. Guido è partito discretamente, con la spintarella. Ho capito, o taglio o prendo, dovrebbe essere Marini, no, Bezzecchi. Ci dà anche una bella carenata, giusto per non farsi mancare nulla. Attenzione Guido. Nah, sbagliato. Lo so raga, scusate, ho sbagliato. Ne rendo conto. Chiedo umilmente venia. Tanto abbiamo terreno qua, quindi. Sappiamo che le prime fasi sono un po' concitate. E Marco, per favore. Marco, ripeto, per favore. Comunque di motore ne abbiamo, eh. Piano. Non mi venire addosso. Io lo sapevo, cari. Faceva quella traiettoria di merda. Tiene l'esterno Guido su Rins. Un po' difficile qua. Rins però allarga. Non c'è spazio. T4 per Guido un po' più problematico rispetto agli altri. Specie l'ultima curva. Abbiamo visto dalle prove. Allora, primo giro passato, direi indenne. Cazzo. Miller, però così perdiamo un botto di tempo. No! E vaffan bene. L'avevo battezzata in un altro modo. Stiamo tagliando un botto. Dove va Rins? Io vorrei in quella curva non farla. Non farla sgusciare, manco derapare. Fermala. Fammi bene.
Ok, caduta senza senso di Guido. C'era un dossetto che è tipo comparso adesso, sparito poi perché ho fatto la stessa identica traiettoria. Rins che si guarda dietro in curva. Allora, Martin abbiamo quasi ripreso. Serve un po' più di concentrazione nel primo settore e nell'ultimo soprattutto. Ti prego. Ok. Finalmente siamo riusciti a tenerla salda. Rins, so che ti vuoi infilare dentro, ti prego. Dai, non puoi darmi il warning. Mannaggia la miseria. A me sta cosa che se girano mi dà un fastidio allucinante. Dentro e... Lascialo perdere. Pensa a Mir. Vai. Rimani dietro, Jorge. No. Sbagliata. Va bene. E qua. Vai. 1-4 da Mir. Allora, se Martin ci lascia in pace, cosa che però non sembra voler fare, e noi abbiamo questa traiettoria leggermente diversa da loro, bello nel serpentone. Forse l'unico modo per superare Martin è lì. Non perdere troppo tempo da Mir. Intanto si è messo in testa di andare a prendere Marquez. Martin, so che lo vuoi fare, non lo fare. In trazione abbiamo un problema. Fermala. Solo come tu sai fare, Guido. Grandissimo. Oh Mir, la lancia. Tra poco la lancia. Martin, ti prego, fatti gli affaracci tuoi, incrocia Guido. I due si stanno ricongiungendo a Mir, anche se ancora Mir è lontano. Si toccano. Ok, allora Mir è andato. Le gomme pure dovrebbero essere belle che andate. Mannaggia, guarda che testa di cazzo. Maledetto. E vai a cagare. Vai. Vai giù. Niente, anche gomme totalmente finite.
Vai, power 3, power 3, power 3 subito. Niente, Mir è andato. Onda sugli scudi in questo inizio di stagione, eh. Piano, piano. Madonna mia. Ma si potrà guidare così? Vai, scappa, scappa, scappa da Mir. Scappa, sì, da Mir. Da Martin. Niente, gomme. Gomme completamente finite. Meno da parte nostra. Lascialo perdere a Martin. Non lo manda a quel paese. Ce lo mandi dopo, no? Oh! All'ultima, qua all'ultima, all'ultima, all'ultima. Dentro! Dentro! No, Rinz! Rinz beffa tutti! Allora, vince Sarko, prima volta in carriera in MotoGP, Johan Sarko. Poi Bastianini, Marquez, Mir, Rinz, Guido, sesto. Che forse replica quella della prima stagione. Comunque Miller, Martin, Marini nono, Pole, Spagaro decimo, Quartararo undicesimo, Morbidelli, Bezzecchi, Vignales e Marquez in quindicesima posizione. Bagnaia, disastro, diciannovesimo. Vabbè. Mondiale che vede Zarco 61, Bastianini 50, Martin 46, 42 Marquez, 42 Mir, 31 Rins, 22 Quartararo, 19 Spargarò, Fernandez, Guido 14, 14 come Marini, poi Vignales, Bagnaia, 10 punti per Pecco, poi Miller, Marquez, Morbidelli, Oliveira. Allora, Bagnaia l'anno scorso l'aveva vinte praticamente quasi tutte, quest'anno 10 punti in 3 gare, vabbè. E poi vabbè, i team non ci interessa. Allora, rispondiamo a Bagnaia. Guardate che ho sentito le voci del paddock. Non sono dietro a Guido, non c'è nessuna rivalità. Sono semplicemente di una categoria superiore. In Texas ho avuto solo sfortuna. E vabbè, ma le risposte sono sempre le stesse praticamente. Comunque, allora, prossima gara. Finalmente si torna in Europa con Eres. Poi avremo i test. Avremo i test per sviluppare, iniziare a sviluppare anche questa Aprilia. Ragazzi, alla prossima.